Anna Maria Fallucchi, siamo ormai nel pieno della campagna elettorale, oggi arriverà anche Fitto ancora una volta a Foggia per inaugurare questa volta il suo comitato. Come sta andando? Che sensazioni ha? La sensazione è di grande entusiasmo, e non dico di novità perché comunque Raffaele è stato già presidente e governatore, per cui è forse a maggior ragione proprio perché è conosciuto, quindi già sanno della sua serietà, della sua competenza e del suo ritorno, ecco questo grande ritorno di Raffaele Fitto. Un po' è anche ciclico che logicamente dopo tanti anni della sinistra che ci sia un ritorno della destra. In più con la candidatura di Raffaele c'è anche la concretezza e la convinzione che, ecco, come, ecco, riprendo il suo slogan, che la Puglia possa ritornare a funzionare. Ecco, invece parliamo di cose nostre, quindi parliamo della Fallucchi. Okay. La Fallucchi come sta andando? Quali sono le sensazioni della Fallucchi? Come viene accolta, visto che lei sta girando ovviamente tutta la Capitanata? Allora, tutti mi dicono che entro facile, non lo so, questo è quello che mi dicono. Io sto lavorando, sto facendo questa campagna elettorale da 3 mesi in maniera intensa, senza guardare nessuno e senza sentire e ascoltare nessuna cosa, anche negativa o positiva, perché la mia prima campagna elettorale in prima persona, per cui la mattina, chi mi conosce lo sa, io sono molto mattiniera, perché alle 6 io scendo, perché dalle 6 alle 9 c'è tanta gente che non incontrerei a mezzogiorno. Quindi la mia campagna sono 3 mesi esatti, che inizia alle 6 di mattina e finisce alle 3 di notte. Quindi dormo 3 ore a notte, sì, non lo so come faccio, ma è così. Dove incontra queste persone? Un po' dappertutto, l'abbiamo già capito. Però il discorso è questo: incontrando si chiacchiera, si discute. Quali sono i temi fondamentali e soprattutto quello che cosa le chiedono? Non promesse ovviamente, ma un impegno. Logicamente un'attenzione enorme nei confronti del territorio tutto, della Capitanata, del Gargano come dei Monti Dauni. Quindi logicamente nei miei confronti c'è un'attenzione forse anche per la novità, la presenza di Anna Maria Fallucchi in questa tornata elettorale sicuramente è una novità su questo scenario, anche se chi mi conosce da sempre sa che ho sempre fatto campagna elettorale, solo esclusivamente per Fitto, sempre, forse da 30 anni. Io conosco Raffaele già dai tempi dell'università, abbiamo la stessa età, quindi facevamo giurisprudenza insieme, per cui il percorso è stato, diciamo, la sua crescita, diciamo, ho contribuito in parte ci sono anch'io nei voti di Raffaele Fitto da 30 anni a questa parte. Quindi oggi, ecco, di la verità, Raffaele mi ha chiesto anche altre volte di candidarmi, anche con la candidatura del presidente precedente, sia Schittulli che Rocco Palese, però io non mi sentivo pronta proprio a affrontare in prima persona la campagna elettorale, anche perché volevo innanzitutto consolidare la mia famiglia, struttura familiare e soprattutto la mia struttura lavorativa, quindi ho consolidato adesso quella che è la mia masseria, io sono un imprenditore agricolo, un imprenditore turistico, questo lo sanno oramai, lo sanno tutti, per cui ecco, adesso mi sento pronta sia non a mettere da parte i miei figli, perché però non sono più bambini ma sono ragazzi, quindi camminano con le loro gambe, per cui mi sento più serena anche allontanarmi giornate intere da casa. Per quanto riguarda la mia struttura, diciamo, lavorativa, è normale, io ho costruito una bella squadra, che sono 25 dipendenti, 25 donne, 20 di cui 20 donne, e logicamente sono serena perché ho lavorato bene in questi anni, loro fanno molto squadra con me, infatti no, non sono delle mie dipendenti ma sono delle collaboratrici, sono il mio valore aggiunto, per cui mi sento serena a tralasciare leggermente queste cose o forse a migliorarle ancora di più, e quindi mi sono detto, vabbè, questa volta forse è l'età giusta, 50 anni ci sono tutti, quindi proviamo a fare questa discesa in campo. Chiudiamo, le donne allora sono proprio il valore aggiunto? Sicuramente sì, perché io la mattina alle 6 quando scendo prima devo controllare che in frigorifero ci sia l'acqua, ci sia la carta igienica, ci sia il sapone, mi vesto e scendo, quindi comunque siamo capaci, abbiamo una forza fisica sicuramente superiore all'uomo.